tornato come ormai di consueto l'appuntamento con il diritto in piazza. Quest'anno tematica scelta dalla compagine di avvocati dell'associazione Sapere Aude che organizza la kermesse è stata il diritto alla salute. L'argomento è stato sviscerato nella 3 giorni dal 27 al 29 settembre grazie ad illustri ospiti e senza far mancare ai dibattiti i momenti in compagnia della cultura con film, concerti e spettacoli teatrali. Come gli altri anni abbiamo perseguito questo obiettivo di portare direttamente il diritto e le questioni, alcune questioni che investono problemi giuridici ma anche e soprattutto problemi sociali direttamente all'attenzione della gente. È un impegno che si ripete anche in questa terza edizione, un'esigenza che a noi è nata spontanea, ma è la cittadinanza che ce l'ha richiesto. Purtroppo spesso certe problematiche, certe tematiche sono troppo rinchiuse nei nostri studi professionali, quindi abbiamo voluto e ci crediamo ancora in questo progetto e continueremo a farlo per esplicitare, no? Con diverse modalità comunicative i temi che di volta in volta ogni anno si presenteranno. Ad aprire la 3 giorni il convegno sul diritto alla salute condotto dal divulgatore scientifico Michele Mirabella. La salute è una condizione ineludibile della convivenza umana, tant'è che è anche scritta nelle Costituzioni, generalmente la nostra in particolare annovera questo, è un valore. Ed è un diritto, la difesa della salute è un diritto, la conferma della salute è un pregio, che ti accontenti dipende dal Padre Eterno, però anche dalla natura, quindi la salute va conservata perché è una ricchezza inestimabile, la salute individuale e, attenzione, la salute collettiva. In piazza sono state portate le tematiche del rapporto tra medico e paziente, salute e sport, ma soprattutto il dibattito sul fine vita che ha visto due protagonisti d'eccezione, da un lato il padre di Eluana Englaro, Beppino, dall'altro Monsignor Francesco Savino, per parlare e commentare anche del recente comunicato giunto dai giudici della Corte Costituzionale che hanno deciso sulla punibilità dell'aiuto al suicidio, stabilendo la non legittimità in alcune condizioni specifiche dell'articolo 580 del Codice Penale che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Aveva le idee molto chiare, anzi chiarissime riguardo alla sua vita. Imposizioni da parte di chi che sia non le avrebbe mai prese in considerazione, inconcepibili per lei. Lei voleva sempre dialogare con chi che sia e poi arrivare a delle conclusioni, ma non imposizioni, da puro sangue, chiaro. Dà degli indirizzi ben precisi al Parlamento. C'è l'approfondimento, considera le cose molto bene secondo me e dà delle dritte al Parlamento per poter legiferare, cioè andare avanti anche in queste situazioni che sono veramente drammatiche, altamente drammatiche, perché una persona non deve andare al quinto piano a buttarsi giù per rinunciare alla propria vita, può dialogare dentro la società e vedere come uscirne da determinate situazioni. Che cosa ne pensa della recente sentenza? Beh, è una sentenza che va ancora letta, non è stata ancora depositata, abbiamo letto il comunicato stampa della Consulta, una sentenza che a mio avviso già è stata, a mio avviso, penso di non sbagliare, lo dico con molto rispetto di chi la pensa diversamente da me, è un comunicato che dice che l'articolo 580 del Codice di Diritto Penale è ritenuto incostituzionale, perché non è reato chi aiuta una persona a suicidio, il cosiddetto suicidio assistito. Però il comunicato pone 3 condizioni. Innanzitutto la patologia irreversibile, poi pone la condizione che l'ammalato deve essere consapevole e libero di poter esprimere la propria dichiarazione rispetto al suicidio assistito e poi si fa riferimento all'articolo 1 e 2, la legge 219 del 2017, cioè le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, rispettando il consenso informato, rispettando la sedazione anche quella profonda e rispettando le cure palliative. Ecco, io ho una mia idea che ho cercato anche con molto rispetto di chi la pensa, ripeto, diversamente da me. Che cosa sono le cure palliative? Potrebbero essere quella terza strada dignitosa sul fine vita tra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia. Io penso che se
le cure palliative diventano mentalità e senza ostruzionismi, senza elementi ostativi, senza pregiudizi, perché pensate che oggi soltanto il 20-25% accede alle cure palliative, eppure la legge 38 è del 2010. Celebreremo 10 anni il prossimo anno, quindi vuol dire che molti hanno pregiudizi nei confronti di questa legge. Invece io sono convinto che le cure palliative possono essere un modo molto sapiente e molto bello di dare dignità al fine vita. Tra l'altro proprio lei ha detto che vorrebbe morire così. Io voglio morire, come dice la Jürsenayer nel libro Memorie di Adriano, vorrei guardare in faccia la morte con gli occhi fissi, vorrei comprendere che quello è un momento penultimo, non è un momento ultimo, perché io credo che esista la vita eterna, esista l'incontro con la verità assoluta, che per me si chiama Dio, si chiama Cristo risorto, e vorrei che le cure palliative venissero applicate alla mia esistenza.